Stamattina ho dormito con lo scuro aperto di camera mia perché così entrava luce, quindi mi sono svegliato di insomma, fonti naturali. Tana la miseria, fonti naturali mi hanno fatto svegliare alle 6:30. Che palle. Vabbè, iniziamo subito con il botto, con un bel po'. Con uno sgurlo di succo. Guardate, vi dirò che stamattina mi faccio il caffè. Contro ogni aspettativa, contro ogni pronostico, Lorenzo oggi si fa il caffè che non si fa assolutamente mai. Questo vi fa capire il mio livello di rincoglionitudine. Io, ragazzi, sono sempre stato da tisane. Il caffè non l'ho mai trovato così appetibile. Cioè, non mi è mai interessato più di tanto, non l'ho trovato, insomma, un affronto, però non lo so, penso che sia questione di abitudine alla fine, come tutte le cose. Comunque oggi a vedere fuori è una bellissima giornata, ottima per andare in ufficio a lavorare. Mi sa che oggi vado a lavoro solo con la polo, perché nell'ultima settimana ho messo sempre le camicie, solo che è vero che in ufficio non è decisamente come l'ufficio dove lavoravo prima, ecco, che là era sempre dolce vita, camicette, tutti quanti, era molto. Comunque, raga, ci sentiamo tra poco. Io adesso mi ascolto un po' di musichetta per svegliarmi fuori, per rilassarmi un due e fare, insomma, il saluto al sole. Oh, non ho spanto, incredibilmente. Uno di questi giorni mi rifaccio quello sciroppo che ho fatto un paio di settimane fa. Secondo me, se c'è caldino, se c'è sole, è il top. Sì, mi sono messo la polo, il maglioncino, basta, si va al lavoro. C'è una bella giornata, ma ieri avendo diluviato, oggi c'è anche quell'umidità nell'aria. Quello che penso che farò oggi sarà subito dopo il lavoro, mi faccio una passeggiata in centro e vado in palestra, oppure, visti i tempi, magari vado là in macchina slash scooter e poi palestra. Vediamo un pochino anche come il tempo, ragazzi, perché quello dipenderà un po' tutto. Vorrei essere là alle 8:30, così poi alle 5:30 io tiro la roccia, salpo l'ancora. Tutto questo, ragazzi, io ho una maledizione che più o meno una volta l'anno perdo gli occhiali da sole. E visto che i miei occhiali, io prendo sempre quelli della Tense, mi pare si chiami, e cioè sarà 6-7 anni che compro della Tense, solo che ora che è diventata un'azienda inglese, ogni volta negli ultimi anni che la compro mi tocca pagare anche di più della dogana, quindi cioè spendi quei 150 euro in un paio di occhiali che mi durano sempre un anno e basta, perché poi io li perdo. Solo che spero che siano in casa da qualche parte, cioè è qualche settimana che non sono più reperibili, non li trovo, insomma. Ma sto qua cosa fai in bici qua? E qui da qualche parte sono, spero che siano in casa, se no ragazzi devo comprare un altro paio. Li devo trovare, sono da qualche parte, lo so, spero che siano in qualche giacca, spero che siano forse in qualche zaino. Più probabile giacca. Sarà un po' la missione di oggi, tornato dalla palestra. Ah, anche perché stasera arriva la mia amica e quindi devo, forse se qualora io volessi andare in palestra mi servirebbe assolutamente un tempo molto spiccio e quindi probabilmente potrei pensare di pigliare sulla macchina. Comunque per adesso non c'è tanto traffico, quindi no. Niente ragazzi, è arrivato il traffico. Insomma, non il massimo. E sono arrivato alla fine. Fammi parcheggiare. 1, 2, 3. Ci sentiamo dopo, buona giornata. Mangiato tortellini, panna e prosciutto e adesso come l'altra volta piccola passeggiatina
attorno all'edificio, giusto per staccare un po' la testa, fare un po' di movimento. Ragazzi, oggi c'è particolarmente vento, non piove, quindi c'è un po' di soletto circa, perché se vedete su è tipo completamente nuvoloso. Fantastico ragazzi, finito di lavorare, arrivato in macchina giusto in tempo perché mi sa che inizia a piovere ora. Cioè, anzi no, sta già iniziando a piovere, ma secondo me tra poco inizia a diluviare. Ho come questa impressione. Piovere ragazzi alla fine, cioè guardate che roba. No, comunque l'opzione della passeggiata che dicevo prima mi sa che salta. Direi A vederla così mi sa impossibile. Niente ragazzi, ho deciso che non sarà un po' di pioggerellina a togliermi l'entusiasmo e quindi vado comunque a farmi una passeggiata. Allora ragazzi, ricordatevi una regola in questi casi è che non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento. Di conseguenza le intemperie, le avversità saranno fermate dalla nostra preparazione, che non ho avuto perché sono uscito con scarpe in stoffa e sotto cioè ho la giacca, ma sotto di quella ho solo la polo, quindi ho freddo e sono bagnato. Ecco, tipo le mie scarpe non sarebbero di questo colore. Ora sono proprio zuppe. Allora, ora non sta più piovendo e poi non c'è più neanche tanto vento, quindi guardando l'Adige, guardate come è messo. Guarda quanto è alto rispetto al solito. Non avete idea di che fulmine io abbia appena visto. Sarà durato 3-4 secondi che copriva tutto il cielo. Ecco, l'avete appena visto anche voi, mi sa. Qua non sta piovendo, ma la situazione è abbastanza pesante. Ora sto tornando a casa. Anzi, in tutto questo ho messo a scongelare il risotto stasera, perché appunto quello è il piano, quella è la zucca, solo che è un tocco di ghiaccio, quindi secondo me non si è scongelato proprio un cazzo. Promette bene, promette benissimo. Ok, vediamo dov'è la mia amica. Guarda, È super alta. guarda, allora io adesso prendo la tua faccia, muoviti, spostati in là. No, mi sta Ti seguendo. sta seguendo, è lei. Anche tu lo vuoi? Boomer che sei, Mary, comunque. Cosa devo fare adesso? Qua ci sono le robe Allora vai, vai su, scriviamo innanzitutto il mio... come... meditazione mattutina, progetto happiness, la scimmia yoga. Cos'è la scimmia yoga? Devi seguire la scimmia yoga pazzesca per il risveglio mattutino e Scrivi Lorenzo, dopo Framba. brava. Così. Vedi che non sono Cioè, non iscritta. sei iscritta al mio canale? Iscriviti. Così. Pure. Iscriviti e attiva la campanella. È così. Allora, signori, stiamo facendo appunto il risotto. Come vedete, la fase della cucina è molto intensa. Molto intensa. Tra l'altro, Molto. bello sto microonde, posso dire della Whirlpool ciò. Ti piace? La conosci? Sì. È buona? Non Sì, è buona, buona. lo Sì, Whirlpool, top. so. È piccolino, come vedi. Sta qua Bello nell'angolino. compatto. Non è offensivo. Allora, il risotto come Ma vabbè. ecco, no, aspetta, però io lo voglio bollente, non so se si è capito. Ecco, bravo. Un Alziamo bel qua. defrost. Crisp pure. Steam Jet Defrost. Ma tu che opzione hai messo? Akatsum? Hai premuto Boh, ho fatto jet Power? start. Ne fa posto proprio. Allora. Ora va, ora spacca. Allora, madama, adesso tu dovrai giudicare l'alta cucina in casa mia. Esatto, Cioè, tipo sono l'Alessandra Borghese di turno. Va bene, esatto. mi Tu mi devi piace. vedere come barbero. Io anche. No, non come barbero, barbieri. Barber? Flaubert, Barber, Famoso. qua. Vabbè, va un po' alla Io qui la francese. canna. Barber, io sono borghese, tu sei Le Barber. parfait. Barber. Brutta Tu sfigata. sei Tutto Barber. questo dove avevo qua il microfono, va bene. Ah, no, te lo sei E tolto. io mi sono sbagliato. Ma perché la lucina blu vuol dire che è attivo? La lucina blu vuol dire che è attivo, penso. Holy Land. Holy Land. Che è un taschino qua?
Ma è per i preservativi questo piccolino. Posso dirti adesso ti svelerò un segreto. Io amo follemente questa felpa, penso che sia molto comoda, è molto fica. È molto fluffy. Però non mi ricordo di che mio spasimante è. Non è mia, è da maschio, è da uomo. Infatti ci sta. Però non mi ricordo qual è il soggetto. Allora, beh, era piccolino, penso. Però cioè, io ho avuto tutti... A me non so se andrebbe. Posso provarla? Vuoi che proviamo? Dai, provala. È che io uso tutti i soggetti, cioè solo Pampers era abbastanza piccolo, era pure 99, quindi cioè proprio di nome di fatto. Di nome di fatto? È 99. Allora, 99. Ma ecco, dai, la testa è un po' stretta. Forse era sua allora, perché sì, guarda, te manco si chiude. Dai, guarda, guarda che piccolo che è. Dai, ma è inutile che fai, cioè, gorilla. No, allora, boh. Cioè, mia piccola, una M, sì, penso. Sì, sì, sì. Non so che taglia sia, vediamo. Scout M, sì, una M. Sì, sì, una M. Chiunque grazie, tu sia. Chiunque tu sia, grazie. Grazie. Mi salvi tutti i smart working, tutti gli allenamenti di Pilates. Le tue yoga, la tua scimmia yoga. È proprio all inclusive, esatto, la mattina, la mia scimmia yoga, tutto. Mio fratello americano mi ha chiesto se vado a trovarlo e mi ha detto mi paga a metà viaggio. Grazie. Considererei l'offerta. Ma non solo, lui ha il brevetto da pilota. Ti fai ragione. È il Gran Canyon. Passare. Minchia, è stato un viaggio. Fare. A fine estate mi ha detto mi dovrei in caso organizzare. Beh, ci sta anche il top come periodo, cioè tipo settembre. Devo risentirlo, assolutamente. Top. Poi con quelli dell'IIT vorremmo andare a Malaga. A Malaga? Perché Malaga? Non lo so, hanno organizzato 4 giorni per tutti quelli dell'IIT. Chiudi gli occhi. Prendilo. Ma è zucca? È nuse. È zucca? Sì, l'ho fatta. Ma c'è la ciccia? Non ti piace la salsiccia? Ma c'è la ciccia? Non vuoi la salsiccia? Ma c'è la ciccia? No, è solo zucca. Ma questo che cos'è? È solo zucca. Ma questo che cos'è? Cipolla. Ah, cipolla. Se no non l'avessi mangiata? No. Brava. Brava. Aspetta, posso prendere un cucchiaio? Io scaldo ancora. Ma qual è? Anch'io. Non te lo fai ripetere 2 volte? No. No, è solo lo zucchero. Tu mangi, cioè tu sei team cucchiaino o forchetta? Lord, che va al lavoro con la camicia, anche se potrebbe andare con la polo, allora ti metti la forchetta. Forchettissimo. Non sei abbastanza popolare per... Forchetta va più che bene, ragazzi. Beh, ma prendi un cucchiaio più grande, cos'è? No, bisogna... Assaporare. Assaporare. Sì. Questo è più lungo. Mindful. Questo è buono per il Nestatelli. Cosa? Sì, sì, appunto nel caffè. Questo è per il mindful eating. Basta. Perché il mindful eating, scusa? Basta. Non meriti più che io ti dia any spiegazione. Basta. Perché piccolino mangi poco e sembra che mangi tanto? Certo, devi assaporare ogni singolo chicco di ma riso. Ma questo uguale, solo lo steco più lunga, dai. No, ma questa è la percezione che cambia. No, guarda questo è per il next, quello lì è per il next test. Questo è per il mindful eating. Questo è per... Mindful eating. Mindful eating. Cioè, stai mangiando il risotto con la zucca? Mindful eating del risotto con la zucca. Sono identici. Sono identici. No. È la percezione, perché questo ti spinge a prendere ancora di più, capito? Perché il manico perché tiene più meglio, materiale, perché sei più comodo. C'è comunque più materiale, vedi? Cioè c'è questo coso che vuoi che specchio percezione. Questo così lo devi tenere così. Sguinzagliamo. Dai, sguinzagliamo, basta. Allora, innanzitutto questa non è l'esperienza migliore di questo risotto, perché andrebbe messo in padella. Non in questo posto. Probabilmente si è sciolta anche un po' di plastica. Ah, va bene così. Ah, posso andare all'assaggio? Andiamo allora, all'assaggio. Smello 2 minuti di cottura di troppo. Ah, scherzo. Sentiamo. Assaporalo. Zucca ottimale per questa stagione, maggio.
No, no, buono, ci sta. Tu non sai neanche cucinare, quindi è inutile che fai la cresta. La prossima volta lo faccio io. No, è buono. Forse sia un po' scotto, non so se nel microonde o... Sì. Però è buono, ci sta. Approvato. Cosa devo fare? Niente ragazzi, adesso... Perché l'ho fatto in un momento di ingordigia. Minchia. E... Mi un po' di fame. È bello che l'ho fatto tantissimo. È avanzato il giorno dopo, l'ho mangiato il giorno dopo. Ora stiamo mangiando due di queste. Che pazzesco, cioè, sono... cioè, ma cos'hai fatto, un pacco di carnaroli? No, comunque fa schifo, cioè sei stata troppo generosa. No, no, perché? È scottissimo. No, ma se scotto il microonde? No, non so. È un po' scotto, però vabbè, ci sta. Si mangia. Si mangia. Si mangia. In un guarda, sono biscotti al vino. Dai, ne dividiamo uno che così lo assaggio. Va bene. Vengono direttamente dalla Puglia, eh. Ne ho presi in trasporto. Grazie. Ciao. Lasciami uno sguardo. Ma sembri una mucca. Squisito, il biscotto più buono che tu abbia mangiato. Ma più buono questo o il risotto? Diciamo che la consistenza è proprio la stessa. La consistenza non me l'aspettavo. Secondo me il microonde di Whirlpool è troppo potente. È esagerato. Ha fatto sciogliere il chicco. Abbiamo infastidito troppo il dio risotto e si è lasciato andare alla morbidezza. Ha lasciato prediletto la morbidezza, però ci sta, un riso morbido. È la fine del video, vuoi salutare? Ciao, è stato bello essere con te tutta la sera e anche col tuo amico Fritz. Oddio, dov'è? E si è mosso, era qua, è migrato. E vabbè, è stato bello, la prossima. Cosa vuoi dire alla fanbase? Che questa cosa è troppo vicina, mi fa paura. E seguite, no, iscrivetevi al canale di Lorenzo Framma come ho fatto io stasera stessa. Siamo attaccati. E si vedranno tutti i punti neri e i rimasugli di cibo tra i denti. Ciao.